Sindaco, un incontro questa sera per parlare di Europa, tant'è che c'è San Severo, città d'Europa, un importante impegno non solo per la città di San Severo, ma bisogna guardare l'Europa proprio in proiezione di quelli che sono i futuri contatti. Ormai con l'Europa si ha un dialogo diretto. Sì, assolutamente sì, la denominazione della nostra coalizione la dice lunga rispetto a delle politiche che si devono saldare sia localmente che a livello sovranazionale. San Severo città d'Europa perché in questi anni siamo riusciti a cogliere molte opportunità che vedranno la loro cantierizzazione nel corso del prossimo quinquennio e che sono figlie di una visione europeistica dei rapporti tra gli Stati membri, a cui si cerca di contrapporre una visione sicuramente arretrata, sicuramente demodé, che è quella sovranista e populista che viene propugnata dalle forze del centrodestra e segnatamente dalla Lega. Sarebbe una vera iattura per questi territori, per i municipi, soprattutto quelli dell'Italia meridionale, se il 26 di maggio nella consultazione al Parlamento europeo dovesse avere la meglio questa visione sovranista e demagogica e populista di Salvini, della Lega e delle forze del centrodestra. Ecco perché questa sera con Elena Gentile abbiamo dato vigore e slancio a una nostra proposta politica sia localmente che per il Parlamento europeo, che devono camminare necessariamente a braccetto, necessariamente in simbiosi e non in modo disgiunto. Nel passato questo non è avvenuto e nella nostra campagna elettorale siamo in grado di raccontare tanti bei traguardi anche grazie a questo connubio, a questa simbiosi che si è realizzata tra i nostri rappresentanti al Parlamento europeo, soprattutto nel nostro territorio come l'onorevole Elena Gentile e le amministrazioni locali e il comune di San Severo segnatamente.